E allora, un bel fascio di cazzi, un bel fascio di cazzi. No, allora, mi sono fermato, mi sono calmato, mi sono rifocillato, ho fatto cena, mi sono tranquillizzato, non era il caso indubbiamente di fare il video post gara un'ora fa, ormai sì, un'ora fa, quindi questo video uscirà chiaramente molto tardi in tarda serata, ma chiaramente schiumavo rabbia e vorrei vedere perché chiaramente prima di campionato a Udine facciamo 2-2. Per come è finita la partita, abbiamo di fatto buttato via già 2 punti in una maniera veramente assurda, scellerata. Dicevo, schiumavo rabbia, chiaramente non soltanto per la doppia clamorosa papera di Szczęsny che ha indirizzato, no? Questa partita. E io ripenso a quelli che sono stati contenti perché se n'è andato Super Gigione Buffon, chiaramente dalla Juve, no? Ecco. Non soltanto per quello, ma anche ovviamente per il gol annullato per centimetri, per millimetri, no? Veramente a Cristiano Ronaldo. Io ho rivisto l'istantanea, ho rivisto da qualche parte su Twitter. Insomma, vabbè, ci fidiamo del VAR, ma tanto è chiaro che a noi ci guardano anche i peli del culo, cari fratelli e sorelle. Ciao a tutti, buona serata, benvenuti in questo mio nuovo video. È vero, scusate la scurrilità, ma vorrei vedere. Per una partita che la Juve aveva praticamente in controllo fino all'ora di gioco, fino a quel momento ho visto un'ottima Juventus, una Juve che è partita molto bene. C'ho poca voce perché ho urlato tantissimo, soprattutto al gol di Ronaldo. Qui ho fatto praticamente preoccupare, è vero, tutto il vicinato, perché ho sentito prima qualcuno che diceva là fuori, ho sentito urlare, mi sono impaurita. E poi dopo il gol ce l'ha pure annullato, ce l'ha pure, no, quindi no, ho urlato per niente, di fatto, ho urlato per niente, quindi mi sono anche finito la voce. No, dicevo, fino al primo fattaccio, fino al calcio di rigore, abbiamo visto un'ottima Juventus, una Juve che era partita molto bene, pronti via, secondo minuto Dybala, la sblocchiamo subito, ragazzi. Mi sono scritto tutto, eh. Adesso questo sarà il modus operandi del vostro postman, è vero, per portarvi sempre il miglior e più possibile lucido post gara, anche se stasera la lucidità sta veramente andando a farsi benedire. Difatti dobbiamo qui rimpinguare un po' i liquidi, è vero. Come detto, ho schiumato rabbia, giustamente, no? Un attimo, scusate. E allora, dicevo, una Juventus che parte molto bene, pronti via, 2 minuti, Dybala la sblocca subito, no? La bellissima azione tutta di prima, tutta veloce, Cuadrado che ha impostato l'imbucata per Bentancur, l'assist di prima, ad occhi chiusi, praticamente per Dybala all'indietro, il tocco sotto ed il gol del vantaggio. È subito Hoja che si è dimostrato veramente in stato di grazia in questo momento. È chiaro che se noi avremo un Dybala di questa risma, no? Di questa caratura in questa stagione, e non l'abbiamo mai avuto nella stagione passata, e quindi io credo che questo giocatore sia imprescindibile per la Juve. Please rinnovare il contratto subito, è vero? Intorno al 20° è uscita un po' l'Udinese, ma praticamente hanno prodotto quel tentativo veloce sul quale Tech, no? Lì ha fatto una parata molto semplice, un colpo di testa andato fuori di poco, e poi al minuto 23 è arrivato il raddoppio della Juve. C'è stata questa verticalizzazione veramente illuminante, bellissima, sfolgorante ancora da parte di Paolo Dybala. Ha messo Cuadrado nelle condizioni di puntare sull'uno contro uno Nuitink, se non ricordo male. Cuadrado si mette in proprio, il classico movimento per andare a destra, liberare
il destro, palla all'angolino 2-0. 2-0 Juve. E come detto, fino al minuto 51, no? Fino al rigore, c'era una Juve in assoluto controllo. Gestivamo il pallone, i ritmi, i fraseggi, no? Non mi è dispiaciuto neanche per dire Ramsey davanti alla difesa o lo stesso Bernardeschi. C'era una Juve che stava praticamente sull'ampia sufficienza. Poi dopo, ecco quello che succede: il primo fattaccio al minuto 51, c'è questa imbucata lì. Ad onor del vero, ci siamo fatti trovare impreparati. C'è stato il tiro respinto, la palla che non va all'esterno come avrebbe dovuto fare Tecca. La palla rimane lì e poi l'intervento chiaramente assolutamente in ritardo, il rigore solare e Pereira che fa l'1-2. Poi c'è stata una fase nella quale la Juve non è stata praticamente mai in difficoltà, anzi, abbiamo colpito i due pali clamorosi, prima con Morata e poi con Bentancur. E poi, come detto, al minuto 83 c'è stato il disastro, c'è stato il disastro, questa palla indietro, poi lì chiaramente errare humanum est. Io dico che se porti la maglia del portiere, sei il portiere della Juve, non c'è nessuna vergogna, come ha detto Allegri, a buttare quella palla in tribuna. Lo faceva il grande Franco Baresi, ecco, tu Szczęsny lo puoi fare anche te. Quindi davvero un pareggio, una battuta d'arresto alla prima di campionato, decisamente figlia, no? Degli episodi delle due scelleratezze. Però se vado a vedere quello che sono i numeri della partita, l'Udinese ha tirato 12 volte, noi 10, loro hanno tirato nello specchio 6 volte, noi 3. Quindi adesso, a parte i due pali che io credo non vengano conteggiati in questa statistica, no? Ci sono stati praticamente i due gol ed il tiro di Dybala che Silvestri è stata l'unica parata praticamente che ha fatto Silvestri in questa partita. Quindi non sono chiaramente preoccupato per questa battuta d'arresto, è la prima partita, bla 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 bla. E allora sempre un fascio dei cazzi, è vero, perché poi dopo, ecco, gli episodi, insomma, Szczęsny chiaramente voto 4, ce l'ho anche al Fantacalcio, quindi ditemi voi se dopo io non devo chiaramente schiumare rabbia. È andata così, peccato, peccato. Ci teniamo indubbiamente la grande partita di Dybala, un Cuadrado che ho già visto in forma praticamente dove Cuadrado dove ha chiuso ha ricominciato in questa stagione. Mi è piaciuto Ramsey, ha fatto una partita diligente davanti alla difesa. Mi è piaciuto molto Bentancur, ha colto il palo. Peccato, peccato. Era una partita che sicuramente era in assoluto controllo da parte della Juve. L'abbiamo buttata via per due scelleratezze di Tech, a cui chiaramente non va gettata la croce addosso. Stasera è stato lui, un'altra volta è qualcuno che magari sbaglia un rigore. E poi, come detto, no, i centimetri, i millimetri, perché tanto a noi ci guardano anche i peli del culo, a vanificare tutto il macello che ho fatto, insomma, a fine partita. È andata così. Pazienza, peccato, si volta subito pagina, domani live reaction e poi chiaramente ci proiettiamo sul processo. Domani sera 21:10 si ritorna, parleremo di questa Udinese Juve 2-2, delle Smadonne ed ovviamente di quant'altro. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti e come sempre fino alla fine. Vamos Juve, ciao a tutti e a domani.